abbia il telefono sotto controllo. Dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia. Ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io, lo so. No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. È stata una delle cose più impressionanti della mia vita. Il terrorismo non ha mai cessato di dare segnali della propria esistenza. C'erano queste belle cose che si leggevano sui muri, che dicevano ucciderne uno per educarne 100, e insomma il terrore è questo, è far sentire tutti un po' in pericolo in modo che tutti abbiano un po' paura e l'insieme del cemento sociale venga meno. In realtà sia all'epoca della morte di mio padre, sia ancora di più 2 anni prima nell'occasione del rapimento e uccisione dell'onorevole Moro, insomma hanno ottenuto l'effetto opposto. La macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta, 4 morti, mi dice un... Più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. Io ero direttore dell'unità, quei giorni li passammo insieme con Berlinguer, che era il segretario del partito, e Chiaromonte, in una tensione comune. Ci vedevamo tutti i giorni per fronteggiare qualunque situazione. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici. E trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo, e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Quella mattina ero in via Botteghe Oscure. Il 9 maggio stavo a Piazza del Gesù, subito dopo la morte di Moro, e c'era una manifestazione delle forze politiche, diciamo, democratiche di tutti i tipi. È un delitto politico calcolato, volto a spezzare la grande ipotesi di un accordo tra Berlinguer e Moro che risolvesse, ponesse finalmente lo sviluppo della democrazia italiana su una base solida. La possibilità che la maggiore forza di opposizione, che rappresentava le classi lavoratrici, andasse al governo del paese. La caduta quindi della guerra fredda e della convenzione ad escludere, la fine della democrazia dimezzata, quale abbiamo vissuto in Italia, questa era la storia. Questa storia è stata dirottata. Quel delitto ha cambiato la storia. Come è stata l'uccisione di Kennedy, ecco, se vogliamo fare un paragone, che ha cambiato la storia. Non siamo di fronte alla lotta di una parte pur piccola di un popolo contro un'altra parte. Non è così.
Siamo di fronte a un pugno di professionisti del terrorismo che si accanisce contro le istituzioni e le libertà nostre. Siamo di fronte a un piccolo gruppo di assassini che attenta alle istituzioni della democrazia italiana. Ci sono tre parole chiave nei documenti dei terroristi: centralità, selezione, calibramento. Cosa vogliono dire queste tre parole? Allora, centralità è, se vogliamo, l'argomento intorno al quale si concentra l'attenzione di quello che loro chiamano il potere dominante, cioè il governo, lo Stato. Selezione, cosa vuol dire? Che scelgono le persone che maggiormente hanno la capacità di portare a compimento quelle riforme intorno a quella centralità. Una figura di alto livello istituzionale rappresentava i giudici che erano per i terroristi, in particolare per le Brigate Rosse, uno dei corpi separati dello Stato, li chiamavano, consideravano lo Stato una roba diabolica, nazista, lo Stato imperialista e multinazionali, e insomma, in sostanza i magistrati ne erano già morti tanti. Ho visto le ultime carte di mio padre, erano, ahimè, per la commemorazione di Alessandrini a Pescara, e altri due o tre magistrati che erano morti in quegli anni, sempre sotto il piombo delle Brigate Rosse, qualcuno pure di fascisti occorsi. Massimo D'Antona era un riformista. Ed era l'uomo che in quel momento stava operando, e con successo, nel programma di riforme del governo. Calibramento, cosa vuol dire? Qui è la nota dolente, se vogliamo. Calibramento vuol dire che loro non fanno mai il passo più lungo della gamba. E cioè, se Massimo D'Antona o Marco Biagi avessero avuto una scorta, questo lo ha detto nel processo anche Cinzia Banelli, loro non avrebbero potuto colpirli, ma avrebbero addirittura rinunciato a colpirli, perché non avevano la capacità militare che invece ci fu nel caso Moro, quando ci fu un vero comando capace di un'azione militare tale da uccidere gli uomini della scorta e rapire Aldo Moro vivo. Pensando alle stragi che diceva invece dell'80, di altra matrice e di altro tipo, perché erano poi non rivolte a uomini dei vertici delle istituzioni, ma ai passeggeri di un treno, insomma, o ai passanti di una stazione, come la strage di Bologna. E anche quello, insomma, c'è stato un momento che, ecco, veniva da dire: allora forse non valeva la pena, ecco, come dire, di metterci la vita per questo Stato, per questo paese, perché ormai è finito tutto. Invece io ricordo, ecco, il punto fermo, l'elemento anche di grande speranza è stato tutto sommato anche il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che era uno molto vecchio e noi eravamo molto giovani, però in lui vedevamo una fede, una speranza e una volontà di resistere al male, di mettere insieme tutte le forze democratiche migliori per uscire da questo dramma, che ci dava molto coraggio. Non c'è dubbio che una frangia del nostro elettorato, del nostro mondo, insomma, forse anche del partito in certi settori, ma molto, molto limitata, una frangia, potesse essere toccata potesse simpatizzare
È stata quindi una lotta attiva, non era solo propaganda, noi siamo andati in giro nelle fabbriche. Guido Rossa ci ha lasciato la vita. Seminare, ecco, la consapevolezza nelle persone che la nostra serenità, che il nostro vivere civile, sereno, è una conquista quotidiana che richiede non soltanto da parte delle istituzioni ma da parte anche dei cittadini tutti un'attenzione, una consapevolezza, un'azione di contrasto e soprattutto un'educazione e un'informazione nei confronti dei giovani. Per noi che abbiamo una formazione, diciamo, democratica, costituzionale, cristiana, non si può che sperare in un paese civile, che vuol dire che non fa le cose che fanno loro, non una vendetta. La nostra vittoria è proprio nell'avere un altro modo di affrontare anche il male, anche la necessità che c'è, insomma, di fare giustizia. Penso che il perdono, questo dice anche Martin Luther King, diceva che insomma il perdono è una forza vittoriosa, cioè saper trasformare un nemico in amico non è soltanto un fatto di bontà o di pietà cristiana, è anche un atto politico che può cambiare il corso della storia. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni. Questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Cambierà. Sì.